da una parte all'altra del Mediterraneo dipendevano dal vento. Se il vento era a favore, dopo 10 giorni, 2 settimane, era iniziata da Costantinopoli, era arrivata anche a Roma, per esempio, ma poi viene di tempi. La flotta portuale era pronta a salvare, un'altra, secondo gli accordi con i francesi, un'armata francese avrebbe dovuto congiungersi, secondo i piani francesi, con la flotta turca per assaltare un obiettivo che non si conosceva, proprio la classica documento segreto in una busta che era stata affidata a Pascià, al comandante della flotta, e che aveva l'ordine di essere aperta verso quando la flotta passava vicino all'isola di Santa Maura. Perciò non si sapeva qual era l'obiettivo dei turchi. Prego, grazie. Il comandante della flotta turca era il famoso Piale. Piale era un ragazzino croato, perciò di nascita cristiana, croato, trovato dai turchi durante una battaglia, probabilmente Moax nel 1526. Probabilmente durante quello là era stato portato a Costantinopoli, là era stato fatto diventare subito immediatamente musulmano, era stato anche educato a palazzo, per cui alla fine era salito di gradi ed era diventato molto bravo nelle cose di mare, perciò era un bravo comandante. Infatti lui è rimasto, poi fu diventò anche pascià e riuscì a sposare una nipote di Solimano I. Per cui stava al di là ed era una voce ascoltata. Lui alla fine diventò anche capudanno, vuol dire ammiraglio. Questo capudanno vuol dire ammiraglio del mare, cioè di tutta la marina turca dell'epoca. E mi pare che ci rimase molti anni, 14 anni, per cui era uno molto esperto di cose di mare. Dopo che la flotta e i soldati, gli armamenti, i viveri e anche i soldi furono imbarcati, il capitan Piale si presentò al sultano che si trovava ad Adrianopoli, per cui si era spostato per l'estate fuori Costantinopoli, e per avere commiato e permesso di partire con la flotta. Questa flotta era composta da 120 navi, la maggioranza galere, galeo galera, è partita il 14 aprile 1558. Perciò tutte le altre notizie che sono scritte nei libri, però carta canta Villandorme, dicono nelle Marche. Questa notizia si era già diffusa in tutto il Mediterraneo, che la flotta stava pronta per partire, perciò si cercava di approntare delle difese per prepararsi. L'aspettativa francese, ecco, consisteva nella speranza che queste due flotte riunite sarebbero arrivate sull'obiettivo da conquistare prima delle notizie che la flotta era uscita. Invece le cose non andarono come volevano i francesi, perché lo vedremo, per fortuna dell'Occidente cristiano. Infatti, dopo che appena partite, dopo un mese, cioè il 14 maggio, erano state avvistate a Zante, perciò avevano attraversato tutto l'arcipelago, 120 navi, e ci avevano messo un mese per arrivare a Zante e poi fino alla Brevesa. Ufficialmente io ho trovato scritto per spalmare, ma è una cosa illogica, perché se erano pronte per partire, erano già spalmate tutti, invece si fermarono ufficialmente per spalmare, probabilmente qualcuno, una parte. Per spalmare che cosa è? Calata a fare, vuol dire che la maglia viene inclinata, viene raschiata, pulita e poi ci viene messa la pece o quella fossile oppure quella degli alberi. Eccoci, diventa
liscio, liscissimo, e effettivamente dava una velocità maggiore. Questa è la Mediterraneo dell'epoca, che c'era all'epoca, probabilmente una cartina degli inizi del 600, credo. Quel pallino a destra rosso è la flotta, turca, che non si vede, ma là sta, eccolo là, dopo l'uscita dei Dardanelli. Certo, non mi dite niente, ma io non sono bravo col computer, fai partire la flotta. Tutta la flotta. Non sono bravo, ormai facevo tutta la mia segretaria. Tu bel giro, Invece è troppo veloce andare. Per non se cadere a rete. Cioè, un mese ci hanno messo, invece 2 secondi. Allora, sono arrivate lì. Questo Brevisa stava nelle parti della Madonna, cioè in Albania, nell'Orient Albania. E là sono arrivate il 14 maggio. Dopo le operazioni sono ripartite e sono state scoperte a largo di Taranto il 5 giugno, cioè 20 giorni ci hanno messo. In questo posto tutta fortuna solo dei noi cristiani, non solo di questi continuavano la loro navigazione, entrarono nel Tirreno attraverso Messina, dove furono avvistati il 10 giugno. Nel frattempo si era aggregato probabilmente delle navi di Dragù, il famoso Dragù arcipirata. Comunque, questo arcipirata, navi di questo Dragù, era un barbaresco, sempre un ex cristiano, ovviamente, sempre un rinnegato. Probabilmente solo questo Dragù sbarcò a Reggio Calabria, a Gallico, e se voi venite andate in macchina verso Reggio Calabria, a un certo punto passate Gallico, una zona che si chiama Gallico. Anzi, vi dico una delle cose che ci sta, se guardate bene trovate pure un cartello dove c'è scritto Piale. Piale? Sì. Io penso che sia lui, non mi sono mai fermato perché passavo sempre di passaggio, però una volta mi fermo perché era cruciale, ma com'è che... Lì si fermò solo. Allora, il 10 giugno erano arrivati a Reggio Calabria, non presero Reggio. Lui, questo pirata, si fermò solamente a dare guasto a tutte le città, a tutti i paesini costieri vicino, nella zona prima di Reggio Calabria. Perciò, scusate, faccio partire con lo scafo. Passa avanti a Taranto e arriva dentro al golfo, dentro allo stretto di Messina. Allora, che succede? Stretto di Messina e il Piale con la flotta turca non si ferma, perciò non è colpa sua l'incursione a Reggio Calabria, ma del barbaresco, del Dragut. Lui continua, siamo al 10 giugno, vento favorevole, il 12 sera arriva dall'altra parte della nostra montagna. Vai. Pirata della Consiglio, vabbè, questo non l'ho detto. Ecco, arrivarono lì, sbarcarono i turchi. Questo non è l'oggetto di questa piccola presentazione, ma i turchi sbarcarono Cratolla, da cui si ricava solo una cosa: che avevano imbarcato i rinnegati sorrentini. Non si scappa, non potevano sapere altrimenti. Hanno preso tutti i 24 casali di Massalombrezze. Se non c'erano i rinnegati, non potevano farlo, era impossibile. Tutti, sistematicamente tutti, hanno preso più di 1900, giusto? 1400. Quasi 2000 massesi, tra cui l'antenato di quel signore che sta là. Presero
preso con questi, tutta questa gente. Poi ovviamente dovete immaginare che tutto lo strepito così, perciò qualche parroco sarà riuscito a suonare, cominciare a suonare le campane. Suonando le campane per l'allarme, suonò anche a Sorrento. Sorrento fu già nella sera o inizi della notte del 12 giugno già in allarme, già cominciarono a scappare da Sorrento, prendendo la strada per Napoli, teoricamente, sulla Chenaglia, di frequenza. Infatti, la sorella che sta dietro qua, che si era appena sposata, scappò, capisce, la notte col marito, e arrivarono il giorno dopo sopra e poi Arola, sì, la lettera di Bernardo Tasso parla di Arola. Perciò i sorrentini avevano avuto il tempo di scappare, i massesi invece sono stati presi. Ricordate che loro erano quelli che potevano essere utili, cioè che si potevano usare come schiavi, si poteva chiedere un riscatto, i vecchi, i bambini, ammazzati tutto quanto. Poi, io parlo a onor di documenti, no, nessuna logica, solo documenti. Spostiamo la nave, facciamola arrivare. Mi sposti la mia sorella, per favore. Grazie. Buona nostra. Allora, il problema. Com'è possibile che una piazza forte come Sorrento, con tutte le mura, con tutto un ponte levatoio che stava qua davanti, il castello, le porte, guarda, com'è possibile? Allora, lasciamo perdere, capito? Erano a sentire che stavano arrivando i turchi, e l'unico sistema era nel campano, perché la gente già stava dormendo. Si deve sapere, perché sono scappati tutti, si deve sapere pure che il vice re che stava a Napoli, quando c'era arrivata la mano, che si stava arrivare nell'estate del 58, arriverà sicuramente l'anno prossimo, arriverà la flotta, aveva mandato 200 soldati a rafforzare il presidio di Sorrento, perché era una piazza molto importante che stava di fronte a Napoli. Furono rifiutati dai sorrentini perché avevano paura, giustamente, però avevano paura che si rubavano tutto. Rovinavano le vigne, mangiavano i loro frutti, ubertosi, sta scritto sul documento. E rifiutarono questo, e cacciarono e andarono via. Scapparono tutti, le monache si chiusero dentro ai monasteri, sta pensando di resistere, e chi poté se ne scappò. Molti tardarono. Il 15, no, era quella di. Vabbè, giusto, considerazione, erano nascosti due mesi dalla partenza di Santo Nome. Invece di arrivare all'appuntamento con i francesi in poche settimane, come pensavano i francesi, dopo due mesi stavano ancora in navigazione. C'è una lettera dell'ambasciatore della Vigne che stava a Costantinopoli, a un vescovo francese, no? Che diceva che i turchi si erano a un segmento, si stavano divertendo a saccheggiare le città invece di andare all'appuntamento previsto. 15 giugno, che succede? La flotta se ne va da Sorrento, due giorni è stata, è distrutto tutto. Ha distrutto anche gli archivi. Anche gli archivi. Allora, il 15 giugno la flotta si sposta a Napoli, davanti a Napoli, perché era tradizione che si cercava di sbarazzarsi dei prigionieri, non erano ancora schiavi, erano prigionieri, perché erano delle pesce di pericolo, così si dovevano mangiare, morivano facilmente.
insomma, poi stavamo tutti sotto coperta, non c'era aria, non c'era niente. Non vi dico le condizioni igieniche. Perciò. Però è venuto un fatto improvviso, inaspettato. Vai. Ah, questo sposta per favore, mi sposti la flotta a Napoli. A parte poi che la flotta davanti a Napoli ha fatto paura a viceversa persona, che erano tutti, erano dentro, alcune navi che si erano spostate verso Baia, sono state respinte a cannonate da forte di Baia. Grazie. Ecco, il 16 giugno c'è stata tempesta nel Golfo di Napoli, capito? Per cui tutto il quello che si la trattativa che era in corso saltò. Tutte le navi ebbero l'ordine di ripartire verso nord. Capito? Perciò la trattativa che poteva andare in porto saltò tutta. 18 infatti venne vista passare la flotta davanti, la flotta turca davanti a Gaeta, e poi arrivò a Lerma. Fece un piccolo scalo a Porto Longone, sarebbe Porto Azzurro, e poi il 20 raggiunse Piombino, probabilmente per la quota. Non me la fa vedere la flotta, grazie. Grazie, comandante. Come vedete, avete visto la flotta che passa davanti ai territori del Papa, dello Stato della Chiesa. Il re di Francia aveva raccomandato al sultano di non toccare le terre della Chiesa che avrebbe costeggiato, infatti lui non lo fece, tranne in un posto, tranne che a Santa Severa. A Santa Severa c'è un grande castello. Quando passò tutta questa flotta di mele davanti, quelli del castello probabilmente si impressionarono e spararono alcune cannonate contro la flotta. Si staccarono solamente qualche galera, a Santa Severa non lo usavano questo. Si staccò qualche galera che attaccò il borgo che stava vicino al castello. Rubarono tutto quanto e se ne tornarono insieme sulla flotta di nuovo. Però intanto tutte le marine erano state messe in allarme, per cui non riuscirono più a fare niente quando andarono, si ritrovarono già verso quando andarono, arrivarono oltre. Anche perché i pirati attaccavano i nemici, attaccavano anche i neutrali, ma attaccavano anche gli amici. E così funzionava. Perciò non tentarono altre incursioni. A Piombino l'ammiraglio Piale ebbe una visita di Francesco Cipo Costa, l'ambasciatore di Genova, che riuscì ovviamente a corrompere il turco. È possibile, però c'è anche qualcos'altro, perché nel 1557 c'era stata una basceria genovese che aveva cercato la pace con il sultano. Questa basceria era riuscita a avere in linea di massima l'accettazione di una pace fra Genova e la Turchia, l'impero turco, che si sarebbe firmata però l'anno seguente da un ambasciatore plenipotenziario che avrebbe lasciato là il bailo genovese. Probabilmente si misero già d'accordo con l'ammiraglio turco, in modo da dire: mi raccomando, ci dovete lasciare in pace, però noi quando arriverete voi là sarete adeguatamente compensato. E infatti fu facile corrompere questo ammiraglio. La flotta ripartì, arrivò a Capo Corso, che sarebbe il dito della Corsica che sta in alto. Superarono e andarono il 26 giugno. Si presentarono ad Ajaccio. Quello era il luogo convenuto secondo gli ordini che aveva ricevuto l'ammiraglio, dove avrebbe trovato la flotta francese per andare ad attaccare qualche terra, qualche piazzaforte importante genovese, il territorio genovese. Loro
arrivare alla Daihatsu effettivamente. Mi fai andare a scontare, per favore, comandante? Sì, mentre sapevo invece che tutti non avevano aspettato la flotta francese, non avevano trovato nessuno da Daihatsu in quel momento, e perciò avevano deciso di andare alle Baleari, ad attaccare le Baleari. Sicuramente avevano qualcuno che gli aveva detto non ci saranno problemi, è facile. Perciò il 29 giugno sbarcarono truppe artiglierie all'isola di Minorca e si presentarono al famoso assedio che là tutti ben conoscono. Però questa volta non si trattava di Sorrento, dove hanno tagliato la corda immediatamente tutti, appena hanno sentito che arrivavano i turchi. Da Sorrento scapparono tutti. Lì no, lì si barricarono tutti quanti e sostennero l'assedio. L'assedio durò 10 giorni.